L'attenzione per l'Aquila resta alta e la ricostruzione è una delle priorità nazionali. Lo assicura il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, nuovo centrodestra, che ha oggi incontrato a Palazzo Fibbioni, accompagnata dal consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, il sindaco Massimo Cialente, il vice sindaco Nicola Trifuoggi e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Oggi sono qua per ascoltare i problemi della città, per mettermi a disposizione, come d'altronde ho sempre fatto anche quando facevo soltanto il senatore. Io sono stata relatrice dei provvedimenti più importanti che hanno riguardato l'Aquila, cioè il decreto enti locali e la legge di stabilità, e posso assicurare che sull'Aquila c'è un'attenzione continua e costante del governo, grazie anche al grande lavoro che io riconosco ai rappresentanti sia del territorio aquilano che della regione Abruzzo, che di tutte le parti politiche hanno preferito mettere l'Aquila al centro e non i propri partiti. E quindi io credo che, come si è fatto in passato, anche per il futuro tutte le necessità dell'Aquila saranno accolte. Io credo che in questo completamento della squadra di governo abbiano contato altri tipi di equilibri. D'altronde io al governo rappresento una forza politica diversa dal Partito Democratico, e quindi queste sono le ragioni per le quali al governo in questo momento ci sono io.